Ben ritrovati amici, oggi facciamo insieme l'aceto di mele al naturale con la ricetta della bisnonna, usando mele da rifiuti per una fermentazione in massimo 2 mesi. Cominciamo. Eliminiamo con un coltello la parte marcia. E la parte bianca in pezzetti piccoli. Con buccia, semi e piccioli mettiamo i pezzi in un vaso di vetro. Lavate i vostri frutti prima di fare questa operazione. Aggiungiamo tanta acqua quanto basta fino a ricoprire i pezzi di mela tagliate. Esattamente così. Con l'aiuto di un cucchiaio di legno immergiamo i pezzi del frutto. Ricopriamo i barattoli con uno strofinaccio da cucina ed andiamo a riporre in un luogo a temperatura ambiente ma riparato dalla luce. Ricordiamo di immergere i pezzi galleggianti almeno una volta alla settimana. Dopo circa 2 mesi l'odore è inconfondibile e i pezzi non galleggiano più, bensì rimangono posati nel fondo del barattolo. Questo significa che il nostro preparato è pronto per essere travasato ed estrarre il nostro naturale aceto di mele. Travasiamo con l'aiuto di un panno in cotone, imbuto e colino direttamente in bottiglie di vetro o plastica. Ed ecco fatto, chiudiamo le bottiglie ed andiamo a conservare il nostro aceto di mele fatto al naturale in un luogo fresco e buio. Potete conservarlo fino a 2-3 anni dopo la preparazione. Mi raccomando però, usiamo gli scarti come concime per vasi e giardino. L'aceto di mele spesso viene usato anche in cosmetica o come rimedio naturale per pelli sensibili. Ma questo lo faremo vedere in un prossimo video. Per rimanere aggiornato iscriviti al canale, attiva la campanellina e lascia un like. Ciao, alla prossima!